Una puntata davvero speciale di Polifemo Eventi. Siamo qui a Crispiano in provincia di Taranto per l'evento I Colori della Pace. Si tratta davvero di un evento di caratura, di livello internazionale, perché stiamo parlando di valori universali, quelli appunto che attengono alla pace, con contributi provenienti da varie parti del mondo. Ho al mio fianco Luca Lopomo, che è appunto il sindaco di Crispiano, una iniziativa che è nata per urlare questo desiderio di pace e farlo partire dai bambini. Sì, una iniziativa che è nata in realtà grazie anche al gemellaggio che abbiamo fatto con il Perù nel 2019. Dopo questo gemellaggio abbiamo conosciuto anche Antonio Giannelli, che è il presidente dell'Associazione I Colori della Pace, un'associazione che a livello internazionale porta i disegni dei bambini nel mondo, proprio per ricordarci sempre che la pace non va mai trascurata e va sempre portata in primo piano, soprattutto vanno gettati i semi di questa pace. Grazie a questo gemellaggio, la conoscenza di Antonio Giannelli, quest'anno abbiamo questa bellissima manifestazione a livello internazionale che gravita intorno a Crispiano, anche perché Crispiano quest'anno è il bicentenario del Perù, e allora abbiamo creato questa rete, questa sinergia, e quindi tanti eventi. Siamo partiti da Bari ieri con la fiaccola della pace portata avanti dai corridori di Pace Run, oggi un bellissimo spettacolo qui in teatro con i bambini protagonisti, tanti ospiti dalla Green Academy di Crispiano, grandissimi professionisti che suoneranno per noi dei pezzi meravigliosi, ad Alberto Cagliazza, che è un rumorista di fama nazionale, a Antonella Carone, attrice, presentatrice famosa per aver recitato nel film per bambini di Me contro te, aver fatto la protagonista della cattiva, il dottoressa. E noi siamo veramente molto orgogliosi e contenti di portare questo tipo di manifestazione di caratura internazionale, perché da un lato fanno conoscere Crispiano nel mondo, dall'altra parte ci mettiamo naturalmente al centro e a servizio anche dell'Associazione dei Colori della Pace, che anche nei prossimi mesi, nei prossimi anni, con cui collaboreremo per far diventare anche in la Puglia una base davvero importante logistica per queste manifestazioni che si continueranno a esserci nei diversi anni. Il professor Elio Agrusta, dirigente del circolo didattico Mancini. Beh, una giornata in cui i bambini sono protagonisti, come già detto, con la loro spontaneità, con la loro ingenuità. Sicuramente anche in termini di pace, proprio per questa loro purezza, hanno tanto da insegnare agli adulti, e voi ovviamente come circolo didattico avete organizzato, appunto avete collaborato a questa iniziativa per educare, proprio nell'etimologia latina educo, trarre da questi valori che vengono estrinsecati e vengono divulgati. Sì, noi siamo stati molto contenti di partecipare e abbiamo accolto l'invito che ci è stato rivolto con entusiasmo. I bambini si sono cimentati con la loro inventiva, con la loro originalità nel fare i disegni, no, relativi al tema. E, diciamo, sono anche contento che uno dei nostri bambini è stato anche premiato, ha vinto una delle borse di studio messe in palio dalle associazioni promotrici di questa bella iniziativa. E proprio per rifarmi al disegno che aveva fatto il nostro bambino, aveva disegnato il mondo con in pratica i simboli intorno delle bandiere,
corriere e dei mass media, cioè dei mezzi di comunicazione, affermando in pratica che questi mezzi devono diventare uno strumento per la diffusione della pace, diciamo della fratellanza tra i popoli, e devono essere uno strumento positivo, anche se noi sappiamo che certe volte vengono utilizzati, diciamo, in maniera propriamente, cioè, non ideale, diciamo. Allora i bambini, devo dire che questo bambino ha fatto, io poi gliel'ho chiesto dopo che abbiamo saputo che era stato premiato, gli ho chiesto: ma sei stato aiutato, i tuoi genitori ti hanno... No, dice, sono stato io. La sua creatività. Con la sua creatività. Allora i bambini sono molto più avanti di noi, e forse, diciamo, proprio ciò che stava dicendo lei, la loro ingenuità, la loro curiosità, forse li rende per certi versi anche superiori a noi e migliore di noi. E forse noi lo sforzo che dovremmo cercare di fare è quello di trasformarli in esseri migliori di quanto siamo stati noi, voglio dire, anche perché solo così riusciamo ad andare avanti, a migliorare questo mondo che è diventato piccolo e che è diventato fragile e che non ci appartiene, ci ospita. Per chi spera ancora in un sorriso, perché il suo domani l'ha deciso ed è convinto che il suo domani insieme. Dale è l'artista che ha realizzato l'opera più lunga del mondo, 5 chilometri di strisce per la pace. Beh, un'opera certamente faraonica, dettata dal cuore e dalla creatività. Beh, sicuramente è un onore poter arrivare qua in Puglia in questo progetto che prevede un giro d'Italia. Quindi l'opera è tornata proprio adesso, la scorsa settimana, da Dubai, dall'Expo, e quindi è magnifico poter arrivare qua e portare questo messaggio di pace, di speranza, di ottimismo, soprattutto in un evento così importante con tanti bambini che sicuramente hanno la creatività e il cuore aperto per esprimere l'arte. A comprendere, a capire di più che cosa significa la pace. Per questo i colori per la pace. Perché voi ci state educando con i vostri disegni. Chi ha fatto i disegni qui? Bene, tutti quelli che hanno fatto i disegni ci hanno educato con i loro disegni a che cos'è la pace. Grazie bambini. Grazie. Il professor Paolo Ponzio, Dipartimento Ricerca e Innovazione Umanistica dell'Università di Bari, come dire, un percorso virtuoso che parte dai più piccoli, fa, diciamo, compie il suo tragitto, il suo percorso, e arriva ai più grandi, arriva nelle università per infondere certi valori in coloro i quali rappresenteranno la futura classe dirigente. Ma in realtà qui sono soprattutto come amico dell'amministrazione comunale, anche se, diciamo, porto i saluti del magnifico rettore dell'Università di Bari, perché con il comune di Crispiano da qualche anno stiamo lavorando sui processi interculturali tra Italia e Perù. Qui c'è una piccola comunità peruviana che ha grandi rapporti con le comunità peruviane della nostra regione e del paese. E la cosa interessante è che questa manifestazione dei colori per la pace, che i cui protagonisti sono appunto soprattutto i bambini, è anche una manifestazione per ridire dell'importanza che questo concetto possa essere un concetto di dialogo tra i popoli, tra le persone e tra i paesi, di lingue, nazionalità, razze, religioni, idee, ideologie differenti, e forse i bambini che possono, diciamo, dimostrarcelo con la loro semplicità, ma anche con la loro chiarezza, perché a volte i bambini nella loro semplicità... Una spontaneità che dice la verità. Che dice la verità,
e dice della schiettezza che certe volte a noi grandi sfugge con i nostri discorsi un po' più strani, un po' più diciamo... Talvolta machiavellici. Sì, ecco, sì, quello sicuramente. Però il potere che non ha a che fare con la pace è un potere che dura poco, è un potere miope, avrebbe detto anche Machiavelli questa cosa. Quindi aiutiamoci in questo, aiutiamo soprattutto i ragazzi a fare in modo che la loro esperienza sia veramente un'esperienza di pace. Anna Rano, presidente provinciale di Taranto dell'Unicef Fondazione Onlus, i colori per la pace, dei valori da infondere nei più piccoli, oltre che ovviamente nei più grandi, ma questo messaggio che transita attraverso le scuole diventa un'occasione importante, fondamentale per disegnare nel nostro piccolo un futuro migliore che abbia come punto di riferimento la pace. Certamente, lei ha detto cose giustissime. L'UNICEF, portavoce dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Questa è una mattinata particolare, si parla di pace, di staffetta della pace. I bambini hanno realizzato disegni delle opere meravigliose per mettere in evidenza l'importanza della pace, ma la pace non nasce così, la pace nasce nella quotidianità e il diritto dei bambini a vivere in un mondo di pace, il diritto dei bambini ad essere ascoltati, a divenire protagonisti di questo presente per un futuro migliore. Se si vuole davvero migliorare la vita su questa nostra terra, dobbiamo ascoltare le proposte dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, perché da loro nascono delle idee meravigliose e alcune volte prendere esempio proprio dai bambini che sono portatori di diritti, perché sono cittadini di questa terra a tutti gli effetti. Aurora Bagnalasta, assessore alla cultura del comune di Crispiano, beh, scusate il bisticcio di parole, la cultura della pace qui questa mattina a Crispiano. Sì, esattamente. Noi dobbiamo ringraziare l'associazione I Colori per la Pace di Sant'Anna di Stazzema che ci ha permesso di realizzare questo progetto unitamente anche alle associazioni Pace Run, che è l'associazione degli staffettisti, e Dale, che è l'artista del quale troveremo le opere esposte qua nel teatro. Sì, la cultura della pace. Tutti insieme si può fare pace, si può parlare di pace ai bambini e soprattutto si può essere di esempio, perché
questo secondo me per i bambini è la carta giusta, il metodo giusto veramente per impostare le generazioni su questa direzione. Cioè noi dobbiamo, istituzioni, cittadini, genitori, insegnanti, anche perché questa è un'azione corale, è un'azione compartecipata, tutti insieme possiamo dare il buon esempio. Questo è un evento apartitico, gli unici colori presenti sono i colori dei disegni dei bambini, perché l'Associazione Colori per la Pace ci ha coinvolto proprio grazie alla spedizione dei disegni dei bambini da tutto il mondo. Hanno partecipato anche l'Associazione AICRE di Bari, l'Associazione AITEF, hanno messo in ballo delle borse di studio da donare agli studenti pugliesi e anche agli studenti di tutto il mondo. Insomma, c'è tanta roba e l'importante, siamo tutti puntati verso un obiettivo unico, parlare di pace ma soprattutto metterla in pratica. Allora bambini, adesso arriva un momento di spettacolo molto 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 divertente. Voi sapete che chi è un rumorista? Buongiorno ragazzi, buongiorno. Allora dovete sapere che lui ha cominciato a fare questi rumori, eri piccolo come voi? Sì, forse ancora più piccolo. Ancora più piccolo, ma tipo quali sono i primi suoni, i primi rumori che hai fatto? I primi rumori sono i giocattoli, i rumori dei giocattoli. E tua mamma che ti diceva? Davo fastidio, facevo tanti rumori. E quindi facevo tanti quei rumori, facevo il ticchettio, addirittura lo imitavo, il ticchettio dell'orologio, senza muovere la bocca, facevo così. Ci sente? E le maestre, invece che ti dice, davi fastidio a scuola? No, fastidio con i rumori. Cioè, ti dovevi interrompere la lezione? Qualche volta facevo una scorreggina di nascosto. Francesco Riondino, presidente CSV Taranto, il CSV vicino a queste iniziative. Non poteva essere diversamente. Quando si parla di intercultura, di integrazione sociale, di pace, di bambini straordinari, il CSV è sempre in prima linea e dà il proprio supporto, il proprio contributo a 360 gradi a queste iniziative. Prima di tutto devo portarvi il saluto di una persona che avrebbe voluto essere con voi ma che non può per motivi di salute e che è l'assessore alla cultura della Regione Puglia, il dottor Massimo Brei. Mi ha incaricato di salutarvi e di ringraziarvi tutti. Luigi De Luca, in rappresentanza della Regione Puglia, come appunto responsabile delle biblioteche e dei musei della Regione Puglia. Una vicinanza a questa manifestazione. Biblioteche e musei parlano di pace. Direi che biblioteche e musei sono il principale strumento attraverso cui costruire quotidianamente una cultura della pace, perché la pace si costruisce giorno per giorno facendo una cosa molto semplice, raccontando ai ragazzi la verità sul mondo, sul suo funzionamento, sulle logiche che lo governano. Non bisogna mai edulcorare la realtà e io credo che appunto le biblioteche, i libri e i musei aiutano proprio in questo, ad essere sinceri con i ragazzi, perché i ragazzi hanno occhi per vedere e pensieri per interpretare il mondo e desiderarlo migliore di quello che è. Accompagniamo questo bellissimo momento con un applauso, che ne dite? E poi Elisabetta, anche Elisabetta Pia dell'associazione Ritmo Colori Sabor, vuole consegnare delle proprie targhe per l'ospitalità, vero? Sì, allora questa targa è per la signora, la moglie del nostro carissimo che non c'è più, la buon'anima di Angelo Fagnelli, che non è potuta venire, però comunque le dobbiamo consegnare un ringraziamento e una riconoscenza per la presenza di lui quando c'è stato il gemellaggio, e le facciamo l'onore a lui. Dove sta Angelo Fagnelli? Comunque le dobbiamo consegnare alla signora. E poi voglio chiamare tutti i peruviani per consegnare la nostra targa del ricordo dei gemellaggi al nostro carissimo sindaco e l'assessore Laura Ragnalasta, che lo vanno a vedere in comune di Crispiano.
proficue e sociali e umane tra la comunità di Darwin e la comunità di cristiani. Che la fratellanza e l'amicizia per entrambi crescano e si rafforzino sempre di più. Un ringraziamento particolare al sindaco Luca Lopomo, all'assessore Aurora Bagnarassa, al presidente dell'associazione culturale Ritmo, Color e Sabor, Isabel Tapia. Cristiano, 19 novembre 2021. Grazie. Grazie, grazie a tutti per questo. Quindi noi diciamo ragazzi al comune del Cristiano, e diciamo 1, 2, 3. Viva! Viva Perù! Viva Italia! Grazie! Grazie! Grazie a tutti, grazie alle istituzioni che hanno preso la parola. A Crispiano è presente una comunità peruviana, ho al mio fianco Isabel Tapia, che è appunto la presidente dell'associazione Ritmo, Color y Sabor. L'integrazione come primo valore, su questa terra siamo tutti ospiti, non ci sono differenze, non ci sono distanze tra razze, siamo tutti ospiti di questa terra e i bambini qui questa mattina esaltano questo valore. Sì, buongiorno a tutti, vi ringrazio per questa intervista e come ha detto lei siamo tutti ospiti, abbiamo solo una razza, la razza umana, e penso che questi eventi sono un esempio di unione, di fratellanza e che miglior messaggio di pace di stare tutti insieme rispettando la nostra cultura e arricchendoci entrambi. Noi peruviani abbiamo portato il nostro bagaglio culturale di tradizione e arte e tutto per aiutarci entrambe. Vi ringrazio per questo evento, anche i bambini che sono così fragili, così piccoli, però così forti in mandarci questo messaggio di pace. Come dice il detto dei Colori per la Pace, che è l'associazione che ci sta stimolando a questo per mandare il messaggio a tutto il mondo, quest'anno è il bicentenario del Perù, ecco perché è un momento importante anche per il Perù, per la libertà, che è importante e un messaggio anche di pace, e vi dico che la pace inizia da noi. Che viva mi bella calma, la mattina del Perù, da chi se ne sia a un amore di capo. Che viva mi bella calma, la mattina del Perù, da chi se ne sia a un amore di capo. Mario Gallo, segretario generale dell'associazione I Colori per la Pace. Beh, oggi un momento di riflessione attraverso l'arte, perché ovviamente questi disegni dei bambini rappresentano certamente estrinsecano la loro vena artistica, ma un momento di riflessione, un momento di cultura. Attraverso il sorriso, attraverso la gioia, attraverso il divertimento che è proprio dei bambini. Salve a tutti, innanzitutto grazie alle autorità, al sindaco, all'organizzazione di questo magnifico evento. Siamo molto contenti di essere qui e di aver dato il nome a questa manifestazione. Noi siamo presenti dal 2015 come branchia di Sant'Anna di Stazzema del Parco Nazionale della Pace e abbiamo fino ad oggi raccolto circa 200.000 disegni dei bambini di tutto il mondo che disegnano, come diceva prima, con gioia e con allegria e con la loro unicità, e siamo presenti in 136 paesi. Al momento stiamo esponendo in 16 diverse parti del mondo, tra i quali qua Crispiano, siamo al Pantheon di Roma, siamo in Sud America, in Perù, siamo in Uruguay, esporremo a New York, esporremo a Mosca, e siamo molto contenti di far sì che questi bambini possano distribuire un segno di pace a tutto il mondo. Raccogliamo i disegni
e li distribuiamo nelle varie parti del mondo e abbiamo realizzato che tutti i bambini disegnano la stessa cosa. Raccogliamo i disegni dai 3 agli 11 anni perché in questo periodo della loro vita sono puri, non vengono contaminati da quello che hanno intorno. E io ringrazio le autorità per averci dato questa opportunità di essere qui presenti, la Puglia, il comune di Crispiano, di Bari e di Gioia del Colle, dove ci siamo fermati ieri, e speriamo di proseguire questa nostra attività per il prossimo futuro. Grazie. Banca di interrogazioni. Quando si alzava? Alla destra. Ma io sto qualche volta mi fai scappare perché fa una mezza faccia. Facevo diversi scorreggini. Antonella Carone, che ha presentato questa giornata splendida, ha detto una frase bellissima proprio in conclusione: la pace la facciamo noi, ogni giorno. Assolutamente sì, e questo è stato un po' lo slogan della mattinata, che è lo slogan che porta avanti l'Associazione I Colori per la Pace da sempre. E è vero, è così, perché il primo compito di fare la pace spetta a noi nel quotidiano, nelle azioni di ogni giorno e nei rapporti che coltiviamo ogni giorno. Questa passione, questa capacità poi è diventata anche un lavoro, no? Eh sì, è diventato un lavoro da linguista. Allora, io devo fare i rumori con i bambini, no? Sì, se vuoi fare i rumori con i bambini, non lo so. No, stavo dicendo, io veramente, come ho detto prima, io sin da piccolo imitavo i rumori, ero più piccoli di voi, addirittura diceva mia madre, imitavo i rumori. Alberto Cagliazza, il nostro rumorista. Fare rumore per la pace. Sarebbe bello farlo per tutti, per tutto il mondo. Beh, i rumori poi è un suono unico per tutti, credo che il rumore sia uguale per tutti, quindi sarebbe proprio eccezionale per la pace. Beh, una manifestazione bellissima che ovviamente ha bisogno anche così dell'accoglienza, e a questo provvede l'istituto alberghiero Elsa Morante di Crispiano, e qui abbiamo un suo rappresentante, Antonio Oliva. Beh, lo stato d'animo tuo questa mattina nel vedere davvero passare tanti soggetti che contribuiscono anche a livello internazionale per la pace nel mondo? Allora, io sono veramente contento ed emozionato di essere presente qui oggi, perché ho la possibilità di assistere a un evento molto importante che, come dire, agisce direttamente su quella che è la pace. La pace, siamo abituati a pensare alla pace come a una condizione. Però penso che bisogna andare oltre, perché la pace alla fine è un dono che facciamo a noi stessi e agli altri. Non è semplicemente l'assenza di guerre o di conflitti, ma la pace significa anche essere in pace con noi stessi, con l'ambiente in cui viviamo, con la società e con gli altri. Dobbiamo accettare noi stessi per essere la pace e dare pace agli altri. E penso che partecipare qui come scuola, come studente, mi permetta di crescere come persona e in quanto professionista del settore, e ho l'opportunità di imparare molto e di capire cosa posso fare per agire direttamente per essere un elemento importante della società. Il noto tenore Aldo Bianchi ha in mano la fiaccola olimpica. Ricordiamo che nel 1960, alla tenera età di 18 anni, lui all'Olimpiade di Roma portava appunto questa fiaccola olimpica, appunto era un tedoforo. Beh, ovviamente la fiaccola olimpica, le Olimpiadi rappresentano l'emblema, no? Dell'unità dei popoli, il simbolo massimo della pace. Oggi lo riportiamo qui. Ebbene, grazie all'invito dell'assessore Bagnalasta, che mi ha informato dell'evento che oggi si sarebbe svolto,
perché arriverà da Gioia del Colle il fuoco portato dai bambini. Io ho avuto l'onore nel 1960 di essere uno dei 78 tedofori che la provincia di Taranto portò sulla strada della Puglia la fiaccola olimpica. Io ebbi il piacere di essere la quarta frazione dopo le tavole palatine, e la cosa più bella che oggi mi onora è che all'incrocio fra la 106 e la strada che porta a Ginosa Marina c'è una stele che ricorda il passaggio della fiaccola. Quel passaggio lo feci io. In più c'è da dire che questo pomeriggio qui a Crispiano sarà ricordato il 25esimo anniversario del gemellaggio tra Crispiano e Nealchidona. Ebbene, in quell'occasione c'ero anch'io con i miei collaboratori e tenemmo un bellissimo spettacolo dedicato agli ospiti greci. Alfredo De Ioannon, presidente dell'associazione Peace Run, una lunga marcia, la marcia della pace, la marcia dei colori per la pace, come recita il titolo dell'evento odierno. Certo, è un onore essere in Puglia dopo qualche anno, l'ultima volta è stato nel 2016, e di aver fatto questo percorso bellissimo tra Bari e Crispiano, unendo anche sul percorso Gioia del Colle. E siamo molto onorati di far parte di questa bellissima manifestazione, Colori per la Pace. La pace raccoglie tutti, quindi raccoglie tutti i colori. Abbiamo il nostro tedoforo che è un atleta. Sì, io mi chiamo Andrea Marcato. Da dove viene? Sono di Venezia, provincia di Venezia, e percorro queste ultradistanze, e quindi quest'anno ho fatto parte della staffetta globale della Peace Run. Non esistono distinzioni di razze, non esistono distinzioni di etnie, non esistono distanze. La pace unisce il mondo. Certo, si dice che la strada più lunga da fare è quella dalla testa al cuore. Se noi riusciamo a spostarci dalla mente, diciamo, al cuore, quindi una distanza molto breve, allora possiamo essere uniti con gli altri e vedere gli altri non come altri, ma come parte dell'umanità. Associazione Peace Run, 19 novembre 2021, il sindaco Luca Lopomo, l'assessore alla cultura Aurora Bagnalasta. Grazie, grazie, grazie. Grazie per aver partecipato, e lo ricordiamo nuovamente in chiusura: la pace comincia da noi. Viva l'Italia, viva gli amici del Perù, viva Crispiano e viva la pace. Ciao. Concludiamo questo speciale con l'emblema, con il simbolo, la fiaccola. Sindaco, una giornata all'insegna della internazionalità. Dell'internazionalità e della pace nel segno dei bambini. E questa è una bellissima
simbologia per ricordarci sempre tutti quanti noi che non dobbiamo mai far spegnere la fiamma della pace nei nostri cuori, ma soprattutto nelle persone, perché nel mondo Dio solo sa quanto proprio in queste settimane, in questi giorni c'è bisogno di pace. Ricordavo proprio oggi, guardando il telegiornale, pochi giorni fa è morto un bambino ai confini dell'Europa per il freddo, e dobbiamo interrogare le nostre coscienze sempre su quanto noi possiamo e dobbiamo fare per diffondere la pace nel mondo e per fare in modo che queste tragedie non accadano mai più, e che attraverso i nostri messaggi e soprattutto i disegni dei bambini questa forza che rappresenta l'impegno per la pace sia sempre incredibilmente impegnata in tutto il mondo per diffondere questi messaggi.